Ciao, sono Uri Tontube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, il Dripping di Gocco. Gocco è un marchio relativamente nuovo nel panorama dei costruttori di pedali per chitarra ed unisce la progettazione italiana alla realizzazione in Cina. Quindi abbiamo prodotti progettati come si deve a un costo contenuto. Il pedale in questione, il Dripping, è un delay digitale. Da un punto di vista dei controlli abbiamo uno switch through bypass, un livello, ossia il livello d'uscita delle ripetizioni, repeat, ossia il feedback, quante ripetizioni noi vogliamo, e il delay, ossia l'intervallo di tempo tra le varie ripetizioni. Da un punto di vista sonoro, le ripetizioni sono molto calde, diciamo. Il pedale è una sorta di vintage vibe che ho apprezzato molto. E tutti i suoni del brano di apertura, anche quelli un pochino più pazzarelli, li ho realizzati esclusivamente con lui, non ho usato synths, cose varie, cose strane, diciamo, solamente lui. Passiamo adesso al looper e conosciamolo meglio, Dripping di Gocco. Thank you.
Allora, che dire di questo dripping? Vi è piaciuto? Io l'ho trovato estremamente interessante. E poi la pasta sonora del delay, insomma, che è la ciccia, non sfigura di fronte a nomi più blasonati. Mi sento di consigliarvelo e vi consiglio anche di farvi un giro sul sito di Gocco, perché producono una quantità di pedali, di accessori per chitarra, di pedaliere, veramente notevole. Fate un giro là, vi lascio il link in descrizione, e per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì fate like, iscrivetevi al canale, venite a trovarmi anche su Facebook, ho aperto anche lì il gruppo TonTube, e su Instagram, Puri Baranes Guitar Studio. Ci vediamo presto con altri video e intanto vi saluto. Ciao ragazzi!